Commedia in due atti di Francesco Cirillo, messa in scena dal club Le Maschere del Teatro della Parrocchia di Sant'Anna. Preghiamo i signori di spegnere i telefoni cellulari perché potrebbero distrarre gli attori durante la recitazione. Vi auguriamo buon divertimento. Ma roba che la mangi in taccio, bello, vedi? Ma rimasto da un discorso.
problemi per aiutarlo. Elena, Lalla, tu fai risolvere i problemi di Elena. E i nostri che sono tanti. Ma chi ce li risolve? E quando tu scurta che Elena non ha mai brillato nel trovare le soluzioni ai tuoi problemi. Perché non gli hai fatto mangiare pesce a sufficienza. Ancora, Angelina, carissimo pesce, mamma mia. Mamma, che? Dov'è quella pagliure di gioielli che l'ex fidanzato di Lalla le regalò per il suo compleanno? Tanto a lei stanno bene, addosso a me invece si valorizzano. No, bella, addosso a te si valorizzano e se c'è stan belle l'ingessature e te c'è rude. Perché se non aspetti di prendere le mie cose, io ti spezzo in cosce, capito? Modi, tutti violenti e caponi in questa famiglia. Ma dove sono nata non porterei mai un giovane pretendente in questa casa. Ma che combinato troppo a capace! Ma parlavamo non seguito! Ti credo tuo padre da una fa qui! Ma che ignoranti! Questa è la linea di uno dei più grandi stilisti e truccatori teatrali! Voi non capite niente perché siete rimasti ai tempi del Medioevo! Mamma, io lo dico per l'ultima volta! Se la trovo con le sue dolci maniere! Che fa? Se le ammozzo! Vai dentro che è meglio! Mamma, non ha pensato, ascoltami. Vado a casa della mia amica Elisa Minetti. Elisa. Per i compiti di matematica, perché mo dopo le vacanze ci interrogano. Non stare in pensiero che si fa un pochino tardi. No, no. Mamma, quel fratello Giovanni è molto bravo e ci aiuterà sugli argomenti più difficili. Chi lo vuole, se lo sacrifico con me. Ma che non faccio sacrifico, Ma quanto tu tieni, tu fratello Giovanni? Non è che casco sulla matematica, posso rubare a tutto? Ma che ti salta in me? Voi avete tutti un'alienazione mentale, la vita per voi è fatta di bugie, trette, brodi. Mamma, al mondo esiste anche la gente pulita, per bene e di sani principi morali. Io non esisto più in questa casa! Ma che succede? Sta già sicuro di me che stillavo come una dannata. No. Ma se sta scendo con essere la rapa la so. Tu ti ricordo, non ti piglia conto. Hai detto solamente che tu sei l'alienata mentale. E capita tu che viene sotto e fuggi. E bugie e freschi imbrogli. Ma io stavo con quelle cose. Ti giuro oggi, dico, sta capiscendo tu l'ora. Ma allora ce l'ha con me, e che qua la metri? Il tuo canico e così niente, ti via con quella là, segreto. Forse ti è allunata perché tu ci hai detto qualcosa del tuo amico Giovanni. Giovanni? E chi è questo Giovanni? Come chi è Giovanni? È il fratello matematico d'Attuzzo, un fratello che mi sembra di chiamare una voce. Ma che stai dicendo? Senti tutti nel paradiso, aiutatemi! Ma che sono tutti sti cacci in loro che vengono per me? Sì, sì, sto guardando un ragazzo! Che è la che ci volesse? Che è il mio amico? Stavo dicendo che a una certa età ha cominciato a ghiacciare un dolore, capito? Per carità, io volevo dire che fra 50 anni, quando sarai appena appena come anziana, inizierò a ghiacciare, capito? Qualche dolore per portare dalle ossa che crescono, eh? A proposito, mi hai messo il verde del giudizio, che era? Amico, amico, ma tu non fai una nuova idea perfetta? Guardi, cagli, non scorta la figlia forte me, e trova a chi è l'ancata. Allora, fetti di azzeccare massi, chi è? Non sarà presa, Mamma mia. Ma tu fai finta di non capire, ma perché non parte? Gesù mio, diciamo sempre le stesse cose. Cerchiamo di trovare un argomento buono per voi che arriva Lella. Parliamo del pranzo di Natale. A proposito.
quando va meglio. No, chi ti diceva, perché non può mangiare? Ti preoccupava che tu puoi rimanere a digiuno specialmente in casa di feste. Quello con la schiuma, fratello, mi raccomando.
mi ricordi di chi è? Ma che chiama a me? Ma non vedi che sto lavorando a uncinetto? Ah, l'indassacate, le sciocole stanno appese, e vogliono combattere, buttando a terra la muffanda e la mannanzata, né quello viene proprio a dare a disturba a me. Non so lì. E non parlo da gelita, che ti è con te? Tu stai facendo una ricca che non permesci più. Quando non vuoi fare una cosa, rispondi semplicemente che non sei disposta e finisce lì. Hai detto forse che sei indisposta. Uè, ma tu perché fai aspiritosa? Ah, ma tu lo sai che sono 10 anni che non sto più indisposta? Ma che strada qui? Dillo a me che li metto a posto io! Lene, chi ti aveva vista? A momenti non ti riconoscevo! Come stai? Stai bene? Ah, meno male! Che sei passato un po' di capo a bene! In questa casa ti sto tutto carino! Solo perché va dentro in grande stanza e non posso accorgere la prima volta! Ne stanno facendo una storia, ma non riesce più! Ma allora si sta gridando per colpa mia? No, perché se è così ditemelo subito che io me ne vado da questa casa, visto che sono di fastidio anche se suono solo al campanello. Ah, basta Lulu, hai visto? Hai fatto arrabbiare tua madre. Io? Lulu, vieni a casa. In questa casa come si è elettrizzato? Niente ne vede che per nulla aiutate e vi inventate motivi per litigare. Eppure mi sembra che non vi manca nulla per condurre una vita tranquilla, no? Siamo tutti qui per Natale e ciò costituisce motivo di gioia. Ho saputo pure che state preparando tante cose buone da mangiare, vero no? E ci scambieremo pure i doni sotto l'altro. E di questo dovremmo ringraziare il Signore che ce lo permette. Siamo tutti qua e tutti nella casa e in buona salute. Ma quasi qualche acciacco insignificante, babù! E cosa dovrebbero dire quelle numerosissime persone che in questo Natale stanno riparando sotto i ponti nei cartoni e non hanno nemmeno il necessario per vivere? Ma voi lo sapete? In questo momento, in un punto preciso del mondo, ci stanno bambini che muoiono perché non hanno nemmeno l'acqua e il bere. Lello, hai ragione, ho sbagliato ad essere aggressiva con mamma. Però sono rientrata un po' eccitata perché ho litigato con una mia amica, ma corro a chiederle scusa. Brava, va. Ah, Lello, bella ragazza, sei tu che quando mi hai sostanza. Mi hai fatto un mito di grido per le ossa. Ma tengo una fascia d'acqua in casa, non la mia. Ma adesso mamma anche lì che è bello. Però è di lei. Ma siamo con te. Portano momento in Africa! Ah, sta zitto, sta zitto! Ui, io mi vado a fare un attimo una doccia perché è proprio quello che ci vuole dopo un viaggio stressante come quello che ho fatto io. Però mi raccomando, cerchiamo di non creare nervosismi. Ricordiamoci che è Natale, pensando solo a Natale. E facci dopo a me. Oh, è il zio Ciccio con l'inseparabile coccolina. Ma entrate, entrate, che si fa di Papà dice che dobbiamo venire a trovare più spesso, perché noi ci vediamo solo quando muore qualcuno. Ma che stai dicendo? Ma che stai dicendo? Io volevo dire che è bello vedersi anche lontano dai guai, anche perché io sono molto molto legato a voi, sì, per affetto e nei pensieri. Sì, specialmente nei pensieri.
Papà dice sempre di zia Gelsomina, chissà dove sta, cosa sta facendo, chissà se ripensa, sembra che la sorella è zia Gelsomina e lo zio Nicola il fratello. Costa, zitta, ma possibile che quando parlo dice solo fessarie, ma che stai facendo capire? Buona, pensandoci bene, io e te siamo soli, è vero, no, e dopo la morte di mamma siamo rimasti soli, e zia Gelsomina tutto sommato vive in casa di zia Lulù, ma è ospite in casa di altri, e che ci stesse strano se ci facessimo per esempio compagnia. Io poi, Lalla, mi devo confessare, io per lei non ho una simpatia sincera e innocente. Innocente, tu! Lui con quella faccia, fatta attaccare nel tuo sabato. Asti, forse lo serve una pena in casa per la vecchiaia. Sì, niente, papà dice sempre che zia Gelsomina ha le mani d'oro e che sa fare tutto e che sarebbe la fata della casa. Poi, specialmente quando cucina, nessuna supera. Papà del una fotografia sa che si aggestomina. Ma possibile che fai solo quante parti? Perché non te lo tappa sta bocca sacrilega? Perché no? Papà, qui, tu dici sempre che non si dicono le bugie. Ehi, di cavolo, donne! Ma vuoi far capire pure a me quando le vuote da niente andare a tappare? Ecco tu, ma la parte ne ha fatta fotografia in casa! Ma poi giusta, si scoprono. Non c'è, ma non ora, io in tasca tengo solo la fotografia della buon'anima di mamma. E potrei pure un'altra cosa. Io la sera la metto su un comodino e ci faccio la preghierina e l'ultimo saluto è per lei. Tutto mio bene. Buciardone, coppo comodina, metta fotografie di a Gelsomina. Ah sì, è proprio di sapere quello che fa, questo qua, allarga il braccio, e fa pure uno sospiro, ma quanto sono credo. Ma sì, e si va pure!
di mangiare la vostra bellezza con questo buco di fuoco. Mi raccomando, abbiatene uno, che ho pagato i camacchi. Non capisco, scusa. Ma dov'è questo stucavolto? Ma voi non dovete venire qua. Io mi piglio paura. Tengo paura che avevamo scritto. E ce l'ho stato ancora picciarello. Signorina, ma siete ancora picciarello? Sono 3 anni che decido a così. Ormai siete diventata marito. Su. Signorina, alla chi è che mi aspetta ancora? No. Fatemi parlare con vostro padre, signorina Lalla. No, io mi piglio paura. E poi voglio parlare prima con mamma. Altrimenti che la piglia portati ella presto come fa con papà. No. Adiello no, Ella fa male. E poi quella è un'arma impropria. Gliela sequestrano. E poi dovete anche sapere che se uno tira la terra, quella si rompe. Poi ne dobbiamo comprare una. E con i momenti di crisi che ci stanno di questi tempi, ma da Dio non si può cattare, signorina mamma, ci spendono troppi soldi. Ma lo risolvono tutti in mezzo, signorina mamma. Signorina mamma, io sento che rimango. Ma che mi fa questo, signorina mamma? Facciamo un po' più là. E poi come fate a essere sicuro che il vostro amore, se no ci siamo visti qualche volta per strada? Signorina mamma, parole povere, voi dovete sapere che io non offro il caffè a nessuno, perché ritengo che sono spesi inutili e quindi mi risparmio questi soldi. Poi quando vengono queste sante feste, mamma mi ha insegnato a non fare cara nessuno, perché sono spesi inutili, a stile, e io stilo sempre. Poi domande. Se io ho comprato questi fiori, se ho affrontato questa spesa, faccio parte perché sono innamorati di voi, perché ho già perduto la cava. E signori, la cava, vi ripeto, non si è aperto per quando non sono innamorato. E avete rovinato le vostre finanze per me. Va bene, ma ora ve ne dovete andare. Tornate un altro giorno perché voglio parlare prima con mamma. Va bene, signorina, voglio parlare con mamma. Io ci torno oggi pomeriggio alle 3. Alle 3? No, è troppo presto, non venite prima delle 5. Ah. Alle 5? E mi sta bene, non compri il biglietto dell'autobus, me la faccio a piedi e vengo con preciso per te. Arrivederci, buongiorno. Ciao. Di questi animi turbolenti, non ci dimentichiamo che è Natale, dobbiamo stare tutti insieme in pace e in armonia. Bello, perché non parliamo della famiglia e di chi sta per entrarci? Tanto la stanno tutto quanto, che motivo sei di tacere? Io e tuo padre siamo sicuramente contenti con le sposte e tu fai la famiglia. Siamo un po' struttolini, ma quando mi dite con magari un po' con creature, se facci con Cerillo, mamma, io sinceramente sono venuto apposta per chiarire la mia situazione, ma sinceramente non so da dove cominciare perché non trovo le parole. Comunque, mamma, la mia storia è cominciata circa 8 anni fa, cioè quando me ne sono andato al nord per il mio nuovo lavoro. Fratello, forse si di pulire. Mi piace tanto a me di storie intrecciate. Quello che sto per raccontarti è la sacrosanta verità. Sono una storia sofferta che solo le persone care vi possono capire. Non lo va a stanno assento, sì, guarda, guarda, qua siamo tutto lì. Ma papà è già venuto l'elefante. Quando mi trasferì in terra straniera, accusai molto il peso della solitudine. E anche perché abituato com'era a trovare tutto pronto a casa di mamma e papà, dovetti subito imparare a cucinare, a fare i servizi di casa, a lavarmi pure la biancheria, perché costava troppo il servizio di lavanderia, che per il mio misero stipendio iniziale. No, povero figlio mio, come hai fatto tu? Mamma, ho fatto sacrifici su sacrifici. Però una bella sera, ero seduto al bar del dopolavoro. Ed ero molto sensibile. Quando
quando mi accorsi mi alzavo a fianco al mio. Stava seduta una ragazza bellissima e mi guardava. In poco tempo cominciamo a parlare e subito diventammo amici. E da quel momento, mamma, ci fu una relazione molto intensa. Lello! E che significa intensa? Forse faceva più tempo a mano. Che significa che siamo stati sempre insieme? E da questa forte amicizia si scaturì un grande amore. E a quando ti aveva cominciato questa cosa? Mamma, ormai sono 8 anni, a quando ci abbiamo servizio. Nessuno ha saputo mai niente. Sinceramente ho voluto tenere nascosto questo mio segreto perché sicuramente mamma e papà non avrebbero approvato la mia relazione a causa del mestiere della ragazza. Perché? Cosa ti hai fatto io? Forse stava a veniera. Mamma, io all'inizio non avevo capito bene qual era il mestiere esercitato da mamma. Anche perché la sera si preparava molto truccata e con abiti succinti, ma tu mi ci hai preoccupato, anche perché usciva tutte le sere. Ma tu ascevo tu non la seguite? Anzi, una volta l'ho fatto, senza farmi vedere. E l'ho visto che parlavo con delle persone che si fermavano con la macchina vicino a un bar che conoscevo. Ma lei solo ogni tanto in macchina andava via. Soprattutto mamma con persone anziane che stavano vestite per bene e che secondo me stavano piene di soldi. Bella mamma, ma vuole che la sua femmina faceva la cosiddetta passeggiatrice? Mamma, eppure io così ho immaginato, ma come che ne sapevo? Papà, hanno curato lei un azzocco! Ha detto, tu vuoi consentendo di essere il padre della vita? E che lo fa? Mi sono commosso e non ne abbiamo parlato più. Bene il cervello e trovi da solo le soluzioni. E tu quale soluzione hai trovato? Ti posso capire che uno è nato per un grande difetto fisico, chi la piaceva a fatto? Ma i guai te li sei andato a cercare mettendo di corona! Ma mamma, ti prego! No, non mi pregare, perché io le cose te le devo dire così come sono e con tutta la rabbia che ho dentro. Tu non me la potevi portare una prostituta di casa che ti ingrasca e vergogna! Questo bello Natale che non mi capita. Le miete feste sono trasformate in feste funeste. Guarda che tipo un porto che sarà. Sì, ma tu che? In festa, festa, funesta. Sì, è funeste, cioè pieni di guai e di tristezza. Ma tu che hai capito? Ma capì, ma l'hanno fatto questa cena per intossicarci. Ma mamma, tu cosa hai messo? Ma tutte le cose che sono, ma comunque
capire una cosa. Voi sareste stati più contenti se io fossi gay, eh? Ebbene sì! Ebbene sì! Io non ho avuto il coraggio di dirvi la verità sul mio caso e mi sono inventato la storia della ragazza e della bambina. Ebbene sì! Io sono gay! E mi fa piacere che per voi non ci sono problemi, eh? Oh, signorina, perché era la madre della vostra sorella e stava di tutto?
tornare. E perché venga piano, signori, di appena che ci avete avuto una pria porta, ma già visto quale spazio. Signori, ma fa caso per la mia te. Ma chi si scende? È un ragazzo di sani principi, è un ragazzo onesto e perfetto. E sia detto che sto dicendo quando mi ha visto, ha sentito qualcosa capito. Sì, sì, papà! Signori, con cui agenti scelti vibrazioni! Sì, ok! Allora stiamo assenti a me! Niente se stanno facendo acqua gelata e aprire del vecchio! Ma chi sono veramente scemo! Siamo compagni agenziali, faccio il prossimo, non c'è un negozio, potrei.
o baccalà è che la si vuole per tradizione, o capitone di strada ne ha già uno che fa, sai perché? Tengo a posto. Brava, rimane un po' a posto, sai che scende, scende e sta. Il pesce a fondo è abbondante. Ma ce ne va detto, non ce ne va bene. Te l'ha aperto l'ultima volta. Non mi fa fare brutte figure questa sera, questi battute se ne dite che solo tu può fare. Ma che da scatto in capo servizio di atterriccia al ginori. Camera per camera di mamma, un lavoro, un pochino di banca, hai capito? Bravo! Brutte figure, non le fai a causa mia, hai capito? Tappa la bocca e ti vuole entrare in piedi, ci posso dicendo stronzata. Ma tu perché guarda a me? No, io chiedevo il tuo parere. Ah, sì, hai ragione. Apparisci dal tuo fratello o figlio che non devono aprire la bocca, perché io non posso fare tutte le figure in presenza di estranei. Ma se posso sapere che la città di Reverino, ma chi sono questi estranei? Signore, fuori. La signora Patanella, tutta ricandalicata! Ah, signora Patanella, falla entrare, sperci! Ma tu l'hai visto, hai visto? Commenti che non mi è scostumata sta camera! E poi, la faccio sapere io, la combinato poco! E tu faceva capire, di prego, prego, accomodatevi! Signora Patanella! Scusate, io poi mi confondevo con vostra figlia. Signora, che l'ignorante, la dovete scusare. Ma come state? Per onore, un piacere avervi qui oggi a casa nostra. Sperate il mistero, Vogliete un fratello per trascorrere il Natale con noi? Ricordando quando voi gli volevate bene, ho pensato che vi avrebbe fatto piacere vederlo. Ma certamente, non potete immaginare quanto mi rende felice poter riabbracciare quel bellissimo bambino che io chiamavo bambolo e che mi riempiva il cuore di gioia tutte le volte che mi sono viva. E chi lo bambolo è rimasto? Veramente, è rimasto bello come quando era piccolo. Che tenerezza mi trasmetteva quando a volte mi chiamava addirittura mamma. Spesso ci penso. Anche perché il destino non mi ha concesso di avere un figlio. E purtroppo il mio povero Leopoldo è partito subito dopo il matrimonio per una missione di pace dalla quale poi non è più ritornato. Ma non voglio rattristarvi adesso con questi brutti ricordi. Ma Lello dov'è? Fatemi vedere il mio bambino. Signor Lello è uscito un attimo, ma rientra subito. Anzi, se voi vi intrattenete un attimo con mia sorella e mio marito, io vado da un attimo in cucina a dare gli ultimi ritocchi. La permettete? Prego, prego. Mi ha mollato la patata bollente. Nico, ma cosa stanno facendo con queste patate? No, niente, sto dicendo che stanno facendo il patano, forse con le panzarotte. Ma qui c'è due. Nico, quando non voglio sentire. Ma voi, quando dici una cacchia parola a signore, perché quando ci stiamo in certo, dopo farisci una frenzia parola, hai capito, Nico? Ah, signora Patanella, è stata una bella. Ah, che bella bellissima che hai capito. Signora Patanella, dicitemi una cosa. Dico che il giudice è cattivo, non va voluto far avere un figlio. Ma non ci vuole il mezzo da avere un figlio. Ma chi sta trovando una diavola? Ma qual è il giudice? Io non capisco. Signora Patanella, non capisce. Io vi ho detto che il giudice destino, non vi ha concesso di avere un figlio. Ove, signora Patanella? Ma io mi domando e dico, ma chi è sto potente e merda che vuole decidere per te? Punto! Ma no, cosa avete capito? Io intendevo dire che la fatalità, il destino degli uomini ha voluto così. Per forza, quelle degli uomini che sono
stato veramente motivato quell'uomo che dopo averla cercata a lungo, perché donna come lei non è facile trovarla, avrebbe fatto sua moglie per tutta la vita. Sai che consolazione! E tu insomma, in presenza di ospiti vi fermate voi due. Signora, voi mettetevi in libertà come quando siete in casa vostra, perché questa è casa vostra. Tanto tra poco saranno tutti quanti qui e daremo inizio alla cena di Natale. Voi siete la nostra ospite d'onore. Grazie signora, ho proprio bisogno di rilassarmi. Ma così che la signora resta a cena con noi questa sera? Perché? Tiene qualche cosa in contrario? No, per carità. Nessuno va a sapere che tramoscuro di una stampa psicopatica pericolosa. Nico, ma tu sei convinto della mia intelligenza? No! E allora frattene l'inizio del suo e noi intervenire tanto si ti ha fatto qua! Zia, zia, vado da aprire io! Buonasera, buon Natale anche a lei, splendida signora, buonasera. Ma sta parendo così bene, non so c'è. Chi c'è? Non ti mettere a posto e ti ha colto con la vita nostra, perché Gertomino ti spacca la e fa bene. Uomo avvisato, mezzo salvato! Ma che è buono, vero? Signora, se mi seguite io vi mostro il resto della casa. Prego, Gertomino, viene pure tu, vieni. Sì, mi seguo pure io. Tanto no. Sì, accomodatevi un po'. Tanto noi tra poco saremo pronti, accomodatevi. Tanto, sì, stasera sarà una serata piena di emozioni. Sicuramente. Ecco la forza di nuovo. È quello che mancherà, signori, è la tranquillità. Hai ragione. Chi è? Il signor Vincenzo Capuozzo. È tutto elegante. No, palettato. Prego, prego, accomodatevi, signor Capuozzo, prego. Buongiorno. Mi raccomando, però, trattatevi con calma, questi sono davanti a voi, ma fa poca passione, portateli via, perché la sua bellezza li fa passione. Sì, non vi preoccupate, io li metto insieme all'altro vaso, in acqua fredda e buio, così quelli si riprendono, non vi preoccupate. Sì, non vi preoccupatevi. Signor Vincenzo, ma accomodatevi, bene. Ah, grazie. Signorina, ma chiamatemi Vincenzo. E dunque, se anch'io posso sperare un domani di chiamarvi come il mio cuore ha sempre desiderato. Oh! Ma di stare asciutto! Signorina, a voi avete parlato con vostro padre. Io da qua adesso non mi muovo se non avrò il suo consenso. Il quale vostro padre deve pure considerare che io, in nome appartenente al casato di Capuzzo, mi sono costato i vostri figli. Ma chi sono questi Capuzzo? La mamma, la quale sicuramente vorrà sottoporre ad interrogatorio ancora prima di pronunciarsi. Io mai avrò problemi, io tutto affronterò, io sono disposto a tutto. Chi sta facendo l'impresto? Scusate signor Capuozzo, ma siete asciutati in danno l'impresto? Giovanotto, il vostro spirito è pure più. Ma comunque io sono citato nei libri di storia, andate ad informarvi. Comunque, ad ogni modo, signorina, vediamo di storia. Io sento che vi amo pazzamente. E
desidero essere più vicino a questo possibile. Enzo, quando parlate con mia madre, cercate di mettere un po' da parte questa vostra ottima educazione da nobile, altrimenti qua qualcuno potrebbe fraintendere e capire una cosa per un'altra. Ma forse mi state dicendo che io dovrei usare questi modi gentili con vostra madre solo perché lei non ha i nobili casati che io ho? Papà! Mo si torna le mobili in realtà! Ma è come sono fatto! Ma forse delle nobili si è più farfalla! Evidente che non sei più
bambino che io chiamavo Pastor. La signora resterà a cena con noi, per cui avremo tutto il tempo di parlare dei bei tempi passati e magari di quelli futuri. Tu naturalmente prenderai posto a tavola accanto a lei. Oh, che sono contenta, avremo tante cose da raccontarci. Mamma, io sono da dirti una cosa molto importante. Sono venuto a dirti che non posso restare a cena con una, anche se la cosa dispiace moltissimo, ma purtroppo sono con amici che non posso lasciare da soli, anche perché siamo venuti insieme per trascorrere il Natale. Io resterò in albergo con voi. E tu, a sera della vigilia, ci viene a dire che preferisci stare in albergo con gli amici tuoi? Sicuramente che distruggendo tutto quello che già abbiamo fatto per organizzare una festa in tuo onore. Ma ti rendi conto che tutta la famiglia si è adoperata per offrirti una degna accoglienza solo perché ti vogliamo bene? E tu ci hai rattristato la festa più bella dell'anno. Io non ho il coraggio di farlo, ma se tu vorrai di calcio con me. Io ho ascoltato tutto e sicuramente non voglio di ciò. Ma in casi come questo, meglio evitare le azioni spontanee di cui un giorno uno potrebbe pentirsi. Le spieghiamo profondamente per Massimo. E nella breve tranquillità che segue, riflettiamo. Se il nostro figlio fosse, non fosse mai cieco, fosse venuto a casa malato, storto, cieco, altro, insieme ad un amico, anche di malato, storto, cieco, lo avresti accolta con gioia. E allora perché non accogliere persone che meno fortunate di noi, provano una diversità che tutti noi vediamo con assurda discriminazione? Apriamo il nostro cuore e apriamo anche le porte di casa a queste persone. Solo così per noi ci può essere un Natale diverso. Bello, va, porta i tuoi amici qua, questa è anche casa tua. La mamma non può. Io non voglio rovinarle questo giorno particolare. È vero. A volte è proprio come dice tuo padre. Se avessi respirato a fondo, se avessi riflettuto un attimo in più, non mi sarei pronunciata così atrocemente verso persone che sono nate diverse e non per colpa loro. Ma il fatto, sapete qual è? È che io, come i nostri antenati, ho sempre pensato a Natale da trascorrere insieme alla famiglia, magari accresciuta anche da qualche nipotino, che spesso diventava l'attrazione di tutta la famiglia e con loro poi si ritorna bambini. Ricordo che il più piccolo della famiglia, la notte di Natale, doveva portare il bambinello alla cabana in processione, mentre tutti lo seguivano intonando un canto natalizio. Che favola! Se il Signore l'ha voluto così, sia fatta la sua volontà. Così che non mi fatti, mamma, tu saresti più contenta della situazione prospettata all'inizio, con una ragazza madre salvata per amore e una bambina ignara del suo destino, ma comunque nipotina affettuosa. Sì, sono stata troppo impulsiva stamattina e te ne chiedo scusa, ma adesso vai, vai a chiamare i tuoi amici come ha detto tuo padre, va. Mamma, vado e torno subito, ma tu dimmi una cosa, ma tu ci credi ai miracoli? Ci credo, infatti tu sei qui in un momento in cui ho creduto di perderti per sempre. Vai, mamma. E mi congratulo di vedere in sintonia con questo momento, in un caso così difficile. Sono proprio contenta di essere mia amica. Papà, ma acabo di svegliarmi e mangiare già faccio. Yeah.
c'è il signor Vincenzo Capuzzo. Mamma, ti spiego, ora non c'è il tempo. Vogliamo, te lo dico, lo dice. È un giovane che ha chiesto la mia mano perché nella sua famiglia è nobile. Così si usa. Poco fa è venuto a portare un bel mazzo di fiori. E poi è disceso perché è andato a comprare le sigarette che non ne aveva più. Comunque ha detto che io, gli ho detto che lui deve prima chiedere il consenso a te. Buonanotte, papà. Ciao, nonna, ciao!
Ma tu non hai che? Cazzo, ma quello che avete trovato? Ti sono ben genitore! Grazie.
voglio aggiungere che lei, almeno da quando ci conosciamo, non ha mai avuto amici veri. Ma che sta dicendo? Mi tocca vedere. Oh, fidati di me, voi due consigli da buttare, perché mi arriverà a una grande emozione. O sai chi è questa bella bambina? No, ma come faccio a sapere? Ma sei una delle figlie di un baby? No, è sua nipote, è la figlia di Lello! Madonna mia, voi potete fare un impatto di due soldi, ma ci devo uscire da lontano con la qua faccia! Io sono una persona
quanto avevo chiesto, così non abbiamo mai fatto mancare nulla alla bambina. E ora anche lei lo conosce la verità e credetemi, dopo questa serata da tavola saremo felicissimi. Ma ora ci andiamo a preparare, che tardi. Iniziate ad andare, subito veniamo, va. Carmine Marrafino e Valentino De Martino.
essere grande. Ascoltate, è troppo potente, ma l'avevo vita una cosa, l'avevo vita per forza. Ogni volta facciamo un'esperienza diversa. Stasera c'è stata una nuova esperienza. Voi non ve ne siete accorti. Innanzitutto vedo che la commedia vi è piaciuta, sì. E questo è felicissimo, perché l'ho finita di fare un anno fa e quindi probabilmente accettate che io possa continuare a fare qualcosa. Sì. Un fatto che dà molta professionalità a uno dei nostri recitati. Mi devo compiacere. La signora che stava qui. Elogiare perché altri avrebbero fatto chiudere il sipario. Sì.